scapoli nelle feste natalizie, no? Ormai ci abbiamo alla fine l'Epifania, come si dice pure qua, tutte le feste si porta via, però siamo ancora avvolti e immersi nel mistero che in questi giorni la liturgia ci ha fatto celebrare. Anche nella presentazione del presepe ci richiama questa realtà straordinaria, l'entrata del mondo nella storia del Figlio di Dio. Bene, questo concetto che la corale polifonica Ars Antiqua et Novadi, Casa Calenda Morrone un pochino di Riva Bottoni, vuole offrire questa sera. È stato sponsorizzato dalla comunità montana, non so se c'è l'assessore, c'era, no? C'era prima. Vogliamo ringraziare, ha sponsorizzato 5 concerti dei 8-9 che stiamo facendo. Concluderemo domani sera a Castel Mauro. Dicevo che il concerto è prettamente natalizio, ci fa vivere attraverso la poesia e la musica quello che gli artisti hanno saputo cantare. La prima parte è eseguita per solo coro, detta a cappella, la seconda parte con l'accompagnamento di orchestra. Sono canti tutti a 4 voci, alcune procede con una sola voce, perché si cantano chi da 2 secoli e mezzo, chi da 1 secolo e mezzo, chi da 1 secolo. Il primo è Tu scendi dalle stelle, non poteva mancare, un concetto di Natale, un canto semplice, semplice, ma bello bello, di Sant'Alfonso dei Migliori. Questo grande missionario, suo diventato vescovo, si serviva della musica e della poesia nelle sue missioni. E una sera si trovava, chi dice a De Liceo, in provincia di Foggia, ma non mi dico la vita, un esperto di Sant'Alfonso, dice che l'ha composto in un altro paese, quello che trovava a De Liceo, oltre 250 anni fa. Uscendo dalle stelle, allora inizia questo nostro concerto. Thank you.
vaga, no? Dice davvero la massima espressione dell'amore di Dio per gli uomini, proprio di Dio sulla terra per suo figlio. Ancora un canto di Natale, pure popolare, se vero conosciuto, di più scendi dalle stelle, nasce l'amore. Thank you.
scorso l'abbiamo cantato in tedesco questo. Uno che corre che ha studiato in Germania ce l'ha insegnato in tedesco. Lo cantiamo in italiano con le parole fiastro delle celle che tutti quanti conoscete. Non avrebbero mai immaginato i compositori e autori di questo canto che sarebbe diventato celebre in tutto il mondo, perfino nella corte di Vienna, dove è stato eseguito un canto composto così lì per lì, dal vice parroco, con Alessandro, no? Il parroco non era Don Costantino, ma era l'organista, cioè il musicista era l'organista, che era composto sulla chitarra. Il paroliere è stato il vice parroco, Santa Morte in tedesco. Un canto destinato a diventare famoso in tutto il mondo. Voi che qualche volta vedete i film nel periodo natalizio, anche nelle famiglie, di quei film americani si sente il sottofondo di altro che c'è, oppure i carillon dei bambini, tutti quanti hanno le note, la melodia di questo famosissimo, bellissimo canto. Le parole del profeta Isaia in modo particolare hanno visto, previsto questo astro che sarebbe stato trovato alla luce un punto di riferimento. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto la grande luce, così abbiamo sentito nella prima lettura della notte di Natale. Bene, questo astro continua ancora ad essere, attraverso la luce, l'insegnamento del Magistero della Chiesa, continua ad essere punto di riferimento nella vita che spesso perde il senso dell'orientamento. Solamente Cristo è capace di guidarci di cuore. Thank you.
di meno, però abbiamo quelli robusti, forti, Dio è Padre, e Dio è luce, e Dio è pace. Cristo è il legame che porta la pace tra Dio e l'uomo. Gloria in cielo e pace in terra per la gloria del suo amore e del credo. Abbiamo celebrato ieri la giornata mondiale di pace. Ho detto che per essere in pace con gli altri bisogna essere in pace con se stessi, con la propria coscienza. La pace con la propria coscienza viene solo dall'essere in pace con Dio, avere il cuore libero dal peccato. Cioè. O saremo capaci di essere artigiani, artefici, costruttori di pace pure con gli altri. Concludiamo questa prima parte del concerto eseguito per sole voci, detto a cappella, con un madrigale di Lorenzo Perosi, questo grande sacerdote che ha dedicato la sua vita alla missione della musica sacra, che è stato fino alla morte direttore del più antico e del più famoso coro del mondo, la Cappella Sistina, quel coro che esegue in San Pietro quando celebra il Papa. Madrigale dedicato all'Immacolata, strettamente legata al mistero del figlio, cioè il mistero della madre, abbiamo celebrato ieri la madre di Dio, no? Bene, è un canto all'Immacolata questo. Neve non tocca la tua veste a parte. O Maria Immacolata, la tua veste viene vista come una neve non macchiata. Cingi una folla del colore del mare. L'Immacolata è raffigurata con una veste bianca e con una fascia celeste, con la luna sotto i piedi e sul capo la corona di Dio ci sta. Invito ad immergervi in questo canto, un pochino difficoltoso, tutto intrecciato, ma molto bello perché ci presenta una figura maestosa.
mi sento guardando te, ispirando i miei e i tuoi comportamenti e mi rinnovo sul primo verso di attenzione. Qui siamo alla seconda parte con gli strumenti. Mancano due strumenti, poi c'è ancora lavorare di questa via voce, è potuto venire, manca sempre una parte del coro, cantano, per tutte le giorni materiali non tutti possono partecipare. Loro facciamo per divertimento, per diletto, però c'è chi lavora, sa, è difficile, quindi chiediamo scusa per fare gli strumenti che mancano e siamo tutte le giorni. Iniziamo questa seconda parte, tagliamo gli strumenti. Thank you.
composto sul Natale. Questo brano è di Beethoven, non l'ha composto sicuramente per il Natale, sono state adattate le parole, non più esatta. È un pezzo preso da un appassionato, si chiama di Beethoven, il secondo movimento delle appassionate. Thank you.
Ockdel, Wolfpack-Mest, questo è il dialetto di Groningen. In italiano significa, e sta vicino in Groningen, lo sapete di dialetto, mi chiama Valeri, sposa la Valeri, non sta vicino in Groningen. E andiamo fino a Betlemme, di cui da storie, e vediamo quelle che i signori ci fanno conoscere. Andarono e trovarono Maria, Giuseppe, il bambino che giaceva in una mangia fuori. A un certo punto c'è un intreccio di, non solo delle voci, ma anche delle parole diverse che le voci dicono. I soprani importanti, che sono le voci femminili, dicono gloria, 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 mentre i tenori e i bassi, le voci maschili, raccontano. Andarono e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangia fuori. Sentite bene questo intreccio delle due, la sovrapposizione delle quattro voci. Popolare della Chiesa dei Secoli, Santa Maria. In latino
voi sapete tutta la Maria, forse sono più giovani, no? Ma le persone 30 anni in su, forse tutte sanno la Maria in latino. L'autore Bonaventura Somma, un altro grande musicista del nostro secolo, è molto bella, molto dolce, molto affettuosa questa preghiera che rivolgiamo alla Madre di Cristo, alla Madre nostra, alla Madre della Chiesa. C'è un'introduzione musicale, abbiamo voluto inserircela, l'autore non l'ha composta, ma l'ha composta questa parola che si chiama Pier Paolo Mionza, la parte introduttiva. Thank you.
dice che la Natale si mostra, cosa dice quello che fa? Quando i vincitori compravano i giocattoli con tanta chiesa, non fa adorare la Natale a San Costello. Chissà che c'entra Natale con San Costello. Chissà perché proprio il giorno dopo Natale la liturgia ci fa celebrare la festa del primo martire. I martiri, quelli che venivano uccisi per difendere la fede, chiamavano il giorno del Natale, il giorno della loro nascita al cielo, quello della loro. I primi tre secoli della Chiesa, del cristianesimo, voi sapete, sono stati segnati da feroci persecuzioni. Era proibito essere cristiano. Il motivo ufficiale era che i cristiani si rifiutavano di bruciare l'incenso di fronte alla maestà dell'imperatore, alla divinità dell'imperatore. Il motivo era molto più profondo. I cristiani portavano una carica rivoluzionaria di amore che a poco hanno trasformato in nuovo, stanno trasformando in nuovo. Stiamo, se ci vediamo sul serio, cambiando in un meglio. Il bene romano che si reggeva sulle strutture ingiuste e inique, l'economia dell'impero romano era basata sulla forza della schiavitù, bene la forza del cristianesimo, la forza della rivoluzione e dell'amore. Allora le autorità romane ricorrono alle persecuzioni. I primi che ci sono capitati sono stati, dopo San Costello, chiaramente, perché era stato perseguitato dagli ebrei, i primi sono stati San Pietro e San Paolo durante la persecuzione, la prima persecuzione di Nerone. Poi via via tutti gli altri, Santa Lucia, Santa Agnese, Santa Cecilia, altri santi. I romani, o gli antichi in genere, erano molto più cattivi di loro. Ci sono degli spettacoli violenti ancora oggi. Tanta gente si diverte quando fanno la box in televisione. Altri si divertono a vedere le corride in Spagna, a vedere come si uccide il toro, o qualche volta come il toro uccide il torero. Gli antichi andavano nei circhi a vedere la lotta libera, la lotta greca, la greco-romana, la lotta dei gladiatori contro le belve. Bene, non hanno trovato un supplizio peggiore di quello che dare in pasto alle belve feroci i cristiani che si rifiutavano di tradire la fede. Questa cantata, diciamo che era più lunga, più difficile, la più impegnativa del nostro concerto, come questa serata, è descrittiva la cantata, nel senso che ci fa rivivere gli ultimi momenti della vita dei cristiani. Salutavano il popolo, Ave Cesare, chi ha studiato il latino ricorda questa espressione, Ave Cesare, morituri te saluta, salve l'imperatore, quelli che stanno per morire ti salutano, a te saluti o Cesare, i martiri arriveranno. Sentiremo momenti drammatici. Abbiamo quasi la sensazione di stare anche noi nel Colosseo di Roma, o nell'Anfiteatro di Narino, o nell'Arena di Verona, dove si danno questi spettacoli. Il canto si conclude poi con l'invocazione a Cristo, nostro liberatore, nostro salvatore. Per noi la morte significa nascere al cielo, per noi la morte è risvegliarsi in cielo, così come.
ci avete seguito, ci avete incoraggiato, ci avete riscaldati, grazie a Costantino che ci ha accolti, ad Alessandro pure qui, no? Che ci ha aiutati, grazie ancora alla comunità montana, non so se l'assessore c'è, ecco, ringraziamo per 5 concerti che la degli 8 anni del contratto stasera concluderemo a Castelmauro, che non fa parte della nostra comunità, ma l'associazione culturale Iubine ha voluto che tenessimo un concerto pure a Castelmauro. Vi auguriamo buon anno, buona epifania, ancora godetevi quest'altro spezzone di feste che ci è rimasto. Grazie. Per via dell'albero, ritrovandoci nelle nostre case dicendo cose che non costruiscono ma che a molte volte distruggono. Allora questa è un'ora senz'altro non persa, e personalmente sono convinto che nell'esperienza della fede è necessario un po' di immaginazione, un po' di fantasia, come diceva anche Don Gabriele, mentre sentivamo le parole, la musica. La nostra mente, almeno la mia, non so la vostra, la mia mente si faceva indietro nel tempo, cercando di trovarmi anche io un posto nella propria terra. Forse non ho portato niente, i pastori hanno portato il formaggio, la ricotta, le uova, non so, forse io non riuscivo a portare niente, però la mia mente è andata a Betlemme. E per chi è stato a Betlemme, in Terra Santa, allora questi canti per me personalmente sono stati un'ulteriore preghiera. Quindi un grazie di cuore a Gabriele, a tutti quanti voi, perché soprattutto questo canto è grande. Entrando in certi posti che visitiamo come turisti, noi forse ci scordiamo chi ci è entrato non per turista, come turista, ma che è stato il santo. Per cui quest'enfasi di musica e di parole certamente ci ricorda che la vita di tutti i giorni è un continuo martirio, un morire o un rinascere, un morire al nostro io, al nostro pensare, al nostro ritrovarci in un modo nell'altro, per rinascere come Dio vuole. Ecco allora il significato profondo del Natale. D'altronde nel Natale già c'è anche la morte, e Cristo questo ci è venuto a dire: in questa circostanza sono nato, quindi gioire. Quando ci prepareremo alla Pasqua, guardate che io ho avuto un amore così grande da dare la mia vita per voi. Questo è il messaggio di Cristo di tutti i giorni. 2000 anni, va e viene, stanno di saperlo accogliere, poi tradurre nella vita. Ecco, di nuovo, tanto grande, tante grazie a tutti quanti, a chi ha voluto rispondere a questo invito, a chi ha vissuto, ecco, questo momento, che certamente è un'ora, secondo me, di grazia di Dio. Grazie. Se non stanno bene, pulito loro se non sa muovere.